Buongiorno Cuneo. Buongiorno Granda. Buongiorno. Eccoci Mariella qua. Come stai? Caro Paolino, buongiorno anche a te. Sei col paracadute? Sì, ma sì. Mi schianto uguale, sì. Io anche col paracadute. Ci vuole quello doppio. Sì. Ecco di scorta. Sì, per il peso, dici no, tu? No, ti sei una libellula. Sì, una libellula, sì. 22 Bene. Marzo. Allora, abbiamo inaugurato la primavera. Si chiacchiera in questo giorno. È primavera, sì. Donne! Cosa c'entra? È arrivata la rottina. Ah, va bene. Sì. Allora, parleremo... Sì. Mi stai arrotando, ecco. Parleremo la ruota. Dell'autopsia aliena, quella che ha ingannato il mondo, vabbè, chi non si ricorda l'autopsia aliena, vabbè, X-File. Ci sono un Ciao, paio Beppe. Di curiosità. Guarda Eccolo Beppe, qua, che bello, che bello. Quando è primavera, guarda. È primaverile anche guarda, lui, guarda sì. Che colori che colori, invece in inverno ne ha altri, vero, sì, certo. È più grigio sì. Lui. Sì, e forse sì. Perché non l'hai lavato e allora era un po' più grigio adesso, vabbè. Pirlana. Poi, sì, è lavato sì. Con pirlana lui, sì, va bene, sì, poi parleremo. Parleremo della tribù africana in cui gli uomini competono in una gara di ingrasso, hai capito? Noi parliamo di libellule, non libellule, loro mangiano. Bene, dopo vedremo cosa, una roba, vabbè. E poi, di quanto tempo libero si ha bisogno per essere felici? Sì. Lo Ciao. Dice la scienza. Sì, Mariella. Sì, chi? Lo dice Mariella. No, dice la scienza, ti pare che lo decido io? Io poi in merito alla felicità non è che sono proprio un esperto. Il CTM, no. Comitato sono Tecnico come Mariella. Tutti. Sì, sì. Cioè. Noi due. Oh, allora, in diretta su noi Stereo due, 5. Noi due parliamo 8:18, sì, dell'autopsia aliena. Infatti. Allora, nel 95 Fox mandò in onda questa presunta... Paolo Fox, infatti. Ma non Paolo Fox, il canale Fox. Ah. Sì, Paolo Fox ha mandato in onda l'autopsia aliena. Il direttore del... Sì, signor Paolo Fox, ma per piacere. Sì. Di Brown. Questa presunta autopsia aliena, insomma tutti credo che se la ricordino, dissero sì, che... Io ero presente lì. Sì, certo, bisturi, tu eri l'alieno, bisturi. Eri tu. No, ero no. Il bisturi. Va bene, dissero che il filmato era stato girato dall'esercito degli Stati Uniti poco dopo aver recuperato un corpo dal leggendario incidente di Roswell del 1947 e che era stato recuperato da un produttore video londinese, questo video Quelli trasmesso, che ha fatto il video no? Lunare, sempre lo di stesso. Di nome Ray Santilli, il quale sosteneva Buonissimo. Di averla acquistata da un fotografo militare nel 92. Insomma, sono inventati una serie di stupidaggini. Passaparola, sì. Esatto. Fu un successo enorme di ascolti. No, beh, sì, quello sì. Ma ben presto iniziarono ad emergere i dubbi. Ma solo nel 2006 venne confessato che il video non era realmente del 1947 e che l'alieno nel video era un manichino. L'hanno poi ammesso. Ecco, allora, pensate, no, perché poi voglio dire, hanno tenuto con gli occhi incollati il mondo intero, no, con quel servizio, e per prendere in giro tutto il mondo hanno utilizzato degli effetti speciali davvero basici. Dell'epoca, sì. Ma non delle, cioè proprio delle stupidate. Anche sull'atterraggio lunare, tanti. Ma sì, ma magari si fossero sforzati, invece no. Il sangue era marmellata di frutti rossi, gli intestini del manichino erano intestini di pollo e il cervello era quello di una pecora. Pensa. Cioè, hai capito? Come... Il signor Santilli ci ha preso tutti per i fondilli. Esatto, sì. Ecco. Comunque io mi ricordo. Il cielo della pecora. Mi ricordo. Boccaloni. Sì, tutte le pecore che ascolto. Veramente. Infatti. Ma tu ti ricordi quando vennero diffuse le immagini? Io sì. Comunque no. Già allora. Io non no? avevo la TV. Già allora non solo. Ma smettila. Non solo gli esperti avevano dei dubbi pazzeschi, sì, cioè un po' sì. Tutti l'hanno detto, addirittura qualcuno anche diceva, il nostro sì, amico Salvo non che era il nostro amico Salvo sì. Lui figurati sì, se non aveva dei dubbi lui, no, ma lui studia avuti, lui studia questi lui. Casi quando noi diciamo dagli attenti studi è lui CTS è Comitato Tecnico Savigliano no, Savigliano perché lui è di Savigliano SS, certo. Savigliano Salvo. Mercoledì, siamo a metà della settimana. Bene, ma cominciamo a rotolare fra due giorni. Rotoliamo fra qualche ora, dai. Va bene, la tribù africana in cui gli uomini competono in una gara di ingrasso. Sì. Quello che noi non vorremmo mai, sì. Ecco invece, mangiano in Etiopia. Panettoni. Mangiano i panettoni. Magari mangiassero i panettoni, Paolino. Adesso ti dico cosa mangiano. In Etiopia dicevo che essere grassi non è un male. Anzi, c'è questo festival in cui viene il proclamato festival del grasso. Il ciccione dell'anno. Benissimo. Allora, chi vince si guadagna il rispetto dell'intera tribù. Per partecipare, gli uomini seguono una dieta ingrassante. Certo, bene. A base di latte, di mucca o yogurt. Sì.
perché si pensa che lo yogurt sia magro, devi proprio prendere quello cattivissimo perché cattivissimo non faccia ingrassare, perché lo yogurt invece è grasso. Sangue crudo. Buonissimo, e miele. Bene, sì, c'è inoltre, il miele in Etiopia, sono sì, certo le che c'è api. Il miele, va, non vedo perché no. Ma inoltre, col caldo che fa, magari le api e invece c'è il miele. Sarà bello molle. Sì, e smettono praticamente di fare qualsiasi attività fisica. La sì, tribù si chiama Bodi. Sì, sì, qualunque attività. Qualche attività. È una tribù di agricoltori e allevatori di bestiame che addirittura fino a 6 mesi prima di questa gara iniziano il loro processo di ingrassamento, trascorrendo il tempo nelle loro capanne, nutriti dalle loro mogli che li ingozzano, hai capito? Che bello. Ecco, come dei tacchini. Ecco, appunto, all'ingrasso. Come il bue di Caron. Il tacchino prima di Natale, ecco. La prima ciotola di latte e sangue, che schifo, che contenente circa 1 o 2 litri, perché non è che ne puoi bere una tazzina, viene servita all'alba. Pensa a svegliarsi così, che schifezza. Sì. Ma gli uomini... l'ultimo che canta. Ecco, alba. Gli uomini devono consumarne diverse di questi tazzoni da 1 o 2 litri, ecco, bottiglie nel corso della giornata, se vogliono averne la possibilità di vincere, devono, insomma, berne 2 litri. E i vincitori vengono considerati, pensate, eroi a vita. Tra l'altro la cosa strana è che loro, pensa che squadra qua, sì, come genetica sono piuttosto magri, certo. Quindi sono atletici, magri, eccetera, quindi si mettono proprio all'ingrasso e poi nel giro di un paio di mesi ritornano di nuovo in forma alla prossima gara. Ma tanto rimangono eroi a vita, quindi cosa gliene frega loro? Sì. Uno scuola qua. E lo fanno per quello, lo fanno per quello, perché è proprio un'onorificenza. Si mettono a correre. Ma cosa dici? Cosa? Lo squara quau. Ma vabbè. Latte e sangue. Pensa sei. Che roba. Mamma mia ragazzi. Che budino. Vabbè. Giusto? Vabbè. Te ne offro una tazzina. No, ti prego. Han tirato il freno a mano e sono arrivati. Ecco. Caro Paolino, di quanto tempo hai bisogno per essere felice? Cosa dipende. Ti serve? Basta anche magari una telefonata, una citofonata, una mail. Sì, quindi pochi secondi secondo te, no? Però può capitare da giorni e settimane magari una bella notizia. Ecco, giusto, però una telefonata. Il discorso qui è un po' più ampio, perché non avere mai tempo libero a causa del lavoro, famiglia, impegni vari è fonte di stress. Quello lo sappiamo. Però sappiate. Ne parlavamo anche fuori onda. È vero, ma sappiate anche che averne troppo, cioè avere tempo libero illimitato, non è sinonimo di felicità. Insomma, meno di 2 ore al giorno a disposizione non sono sufficienti, però anche tutto il giorno libero va bene. Troppo. Ad esempio, il giusto equilibrio. Esatto, perché ad esempio se si pensa ai pensionati che hanno sognato tutta la vita, no? Il fatidico momento in cui avrebbero lasciato il lavoro per fare il cavolo che volevano e dedicarsi al meritato riposo. No, vanno a vedere i cantieri. Esatto, si rendono però conto. Però col 110 un sacco di cantieri. Un sacco di pensionati, se riducono il 110 sono fregati, comunque anche loro dopo un po' si rendono conto che tutto quel tempo di inattività, le mani dietro la schiena a guardare i cantieri dopo un po', le giornate diventano vuote. Allora c'è un gruppo di ricercatori che ha risposto a questa domanda, no? Quanto tempo libero serve per essere felici, intervistando decine di migliaia di partecipanti e raccogliendo dati su come trascorrevano il loro tempo libero e quanto e come erano felici, no? I risultati hanno rivelato alcuni aspetti importanti. Innanzitutto è importantissima la qualità di ciò che si fa nel tempo libero, ovviamente, perché stai lì a guardare il soffitto, va da sé che non è bello. Dicevamo prima. Ecco, vedi? Poi è importante la socializzazione, lo stare insieme alle altre persone. Qua aggiungerei, però dipende dalle persone, perché sono negative E infine è importante avere sempre un obiettivo, anche quando si trascorre del tempo libero. Ti sei fossilizzato sul pensionato, qua in generale. Ah, in generale. Detto questo, gli scienziati hanno stimato che il tempo libero necessario alla felicità di una persona è superiore alle 2 ore e inferiore alle 5. Tre ore e mezza, e lì ci si sta dentro. Allora, quando si ha quel tempo libero lì, si è felici. Bene. Hai tre ore e mezza? Sì, vabbè. Per te cosa c'entra? Così. Facciamo l'orto. Non abbiamo manco l'orto. Prendi l'orto e mettilo da parte. Sì, e mettilo da parte. Fanno prima, guarda. Prendi l'orto e mettilo da parte. Love is
so hard to control. I my heart is a beautiful kind of wrecking ball. I know I get a little bit crazy, out of my head, yeah, baby, too much. But if you really wanna be with me, you gotta handle all that I got. Can you work, work, work in my house? Dobbiamo salutare praticamente. 8:36 per questo mercoledì 22 marzo. Per oggi è tutto, ma ci ritroviamo domani mattina, mi raccomando. Noi andiamo a prenderci un bel 100.6 caffè. E noi andiamo a prenderci un caffè. E ci portiamo anche Beppe dietro. Benissimo, ciao, ciao a tutti.